Grande Fratello, Barbara D'Urso dopo l'eliminazione di Aida Nizza. Nessun voto taroccato. È polemica sull'eliminazione di Aida Nizza dal Grande Fratello. Pur essendo amata dal pubblico, è stata sconfitta al televoto da Luigi Mario Favoloso con il 51% dei voti. Un esito che nessuno si aspettava, tanto che in molti hanno gridato al complotto. A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha fatto chiarezza, ribadendo che non c'è stato alcun voto truccato. La conduttrice ha rivelato che già durante la settimana Aida era la più votata, con grande sorpresa di tutti gli autori. Nessuno si aspettava la sua uscita, Barbarella in primis. Lo so che è amata dal web, anche io l'amo, eppure è stata la più votata, ha assicurato la D'Urso. Voto truccato. Ma come si fa a truccare un televoto? Il 51%, una percentuale così alta, non può essere taroccata, ha aggiunto la presentatrice napoletana. Barbara D'Urso rivela che Aida Nizza tornerà a Grande Fratello. Barbara D'Urso ha poi rassicurato tutti i fan di Aida Nizza. Io, come voi, amo molto Aida. È vero, è stata eliminata ma fa ancora parte del programma. Quindi per lei non è finita qui, ha promesso la padrona di casa del Grande Fratello. Molto probabilmente, come già accaduto con Bayedam e Patrizia Bonetti, Aida farà una breve incursione nella casa di Cinecittà. Forse per avere un ultimo confronto con l'amato odiato Alberto Mazzetti? Punto di domanda, punto polemica sul Grande Fratello. Spopola l'hashtag Diesis ADIOSGF15. Intanto nelle ultime ore è esploso su Twitter l'hashtag Diesis ADIOSGF15. La maggior parte dei telespettatori è pronta a non guardare più il programma. Il motivo? L'eliminazione di Aida Nizza in favore di Luigi Mario Favoloso, considerato da molti un personaggio scomodo.